Così vi rimane il video. Come vedete, esatto, la prof De Marchi è collegata con noi in laboratorio per mostrare innanzitutto l'esperienza di Oersted e poi l'esperienza della bilancia di Faraday. Come vedete, il materiale, spero che lo vediate tutti, eh? Non so se Allora, vedete. lo vedete? Riuscite a vederlo? Sì, lo vediamo. Benissimo. Come vedete, il materiale comprende questa base verde di metallo, esatto, con queste due piantane laterali a cui è stato collegato questo filo di rame. Questa struttura l'avevamo preparata io e il professor Castro molti anni fa. Come vedete, sopra là ci sono delle boccole, sei d'accordo? A Sì, cui questo qua. non si vedono ancora bene, per quello là, vedete che si vedono delle boccole. Una. E due che permettono di collegare il filo. Infatti, vedete che ha collegato le due estremità del filo a un, eccolo qua, questo con un filo rosso, un filo nero a un alimentatore. Faglielo vedere, vedete? Queste boccole sotto, quella rossa e quella nera, permettono un'alimentazione in corrente continua tramite regolabile tramite quella manopola che avete visto. Adesso su, esatto, la vedete? Quella bianca è alternata e quella sotto invece è continua. Continua. Esatto. Adesso su quanti volt l'hai sistemata, Antonella, diglielo. Adesso è su 10 volte. Quindi stiamo facendo passare 10 volt. Non bisogna tenerlo collegato troppo a lungo, se no per effetto Joule addirittura il filo comincia a fumare. Sei d'accordo, Antonella? Sì, si scalda molto. Alcune volte l'abbiamo visto fumare. Ora vedete che la prof De Marchi ha messo sotto il filo un supporto regolabile, alzalo ancora un pochettino, magari basta girare la manopola, vedete? E questo si alza e sopra c'è una bussola, ok, può bastare. Vedete che c'è l'ago magnetico, esatto. Ti consiglio di girare la rosa dei venti della bussola fino a che il nord non coincide con l'ago. Riesci? Sì, vediamo. Perfetto, vedete? Il nord si coincide. Il nord è la tua sinistra perché Ok. la collina di Crenna, perché alla tua sinistra c'è la collina di Crenna che è a Sì, nord. esatto, sì. Esatto, chiaro a tutti, fin qui Tommaso, ha capito? Sì, Fin qui, chiaro. benissimo. Ora osservate l'ago, fagli vedere col dito l'ago, così lo vedono meglio. Questo. Lo vedete l'ago tutti? Riuscite a vederlo? Riesci a vederlo, Chiara Ameazza? Sì. Benissimo. Ora la prof De Marchi accenderà prova un po'. Cavoli, avete visto l'ago? Sospinto, eh? Sì, è sospetto. Adesso ritorna alla posizione originaria. Provo un po' a riaccenderlo. Vedete che l'ago si dispone. Girando da questa parte. Esatto, si orienta come vedete l'ago e quindi va a disporsi, dovrebbe disporsi, è acceso, vero? No, adesso no. Accendilo. Vedete che si dovrebbe disporre l'ago perpendicolarmente al piano inclinato. Adesso sì, bisogna tenerlo bene perché cambia, perché l'alimentatore è fatto un po' così, però comunque si dovrebbe disporre perpendicolarmente al filo. Avete visto che l'azione del campo magnetico prodotto dal nostro filo fa ruotare il nostro ago. E come vedete, dovrebbe disporsi perpendicolarmente al filo il nostro ago. In realtà avete visto che non riesce a disporsi esattamente. Sposta di poco, 45 gradi Esatto, il rispetto a fatto prima. è questo. Guardate, lo vede anche l'Antonella, intanto. Questo qui, ragazzi, se lo guardo dall'alto, è il nostro filo, d'accordo? Qui c'è il sotto, c'è la rosa dei venti con il piano inclinato, scusate, con la bussola sopra. Qui l'ago, volevo dire, l'ago che si inclina, l'ago che prima è disposto in questo modo, quando io faccio partire la corrente e la faccio passare nel filo, scopro che questo si orienta così. In realtà dovrebbe orientarsi in questa maniera, perché? Perché il filo genera un campo magnetico fatto in questo modo.
quindi è perpendicolare al filo stesso e qui il lago dovrebbe disporsi perpendicolare al filo, giusto? In realtà perché non si dispone perpendicolare al filo? Perché c'è anche il campo magnetico terrestre, dico bene Lorenzo? È chiaro? Sì, capito, grazie. Quindi il campo magnetico terrestre, che è questo, si somma al campo magnetico generato dal filo e quindi si genera un campo magnetico diretto in questo modo e quindi l'ago magnetico si dispone lungo la risultante dei due campi magnetici e quindi ecco perché non risulta esattamente perpendicolare come dovrebbe essere. Ha capito, signorina Alice? Le è chiaro? Sì. E lei, Nicolò, per regola, ha capito? Sì, chiaro. Benissimo. Ora proveremo a fare insieme, questa è l'esperienza di Oersted, ora proveremo a fare insieme invece l'esperienza della bilancia di Faraday. La prof. De Marchi toglie questo che non ci serve più, osservate, mette dei libri sotto il filo e ecco qua, per poter rialzare perché il supporto è troppo alto, e poi mette la bilancia, come vedete, la bilancia elettronica che vi ho usato tante volte sotto, poi vedete che sopra ci ha messo il goniometro, lo vedete che sopra ci ha messo questo goniometro ritagliato da quelli che usiamo di solito, ok? Poi sopra a questo ci mette, prende il magnete a ferro di cavallo, eccolo qua, vedete? Il verde dovrebbe essere il polo nord e il rosso dovrebbe essere il polo sud, per ora lo controlleremo. Allora lo mette in questo modo, in modo che sia il ferro di cavallo perpendicolare al filo il più possibile e che la corrente passi in mezzo alle espansioni polari del mio magnete. Certo. Ok, tutto chiaro fin qui, signorina Vignaroli? Ha capito? Sì, sì, chiaro. Ora azzeriamo, la prof. De Marchi azzera la bilancia, dovreste anche riuscire a vederlo, guarda lì, vedete? Infatti si vede che è 0,0, adesso si vede meglio di prima, infatti ora diventerà 0. Adesso faremo passare la corrente dentro, è un po' problematica, sì, ecco, dentro il nostro feppo di 10 ampere, attenzione, fai passare, sì? E vedete che è cambiato? Quanto leggi tu, Antonella? Meno 4,65. Esatto, quindi meno 4,65. Quindi in pratica ha registrato la prof. De Marchi, adesso lo aspetto, ovviamente se no grema il filo, un attimo Antonella, ha registrato un peso di meno 4,65 grammi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che meno vuol dire che il piatto della bilancia si è spostato verso l'alto. Ma adesso, attenzione, la prof. De Marchi proverà a girare il nostro magnete in modo che il rosso sia dall'altra parte e il verde verso di lei, sempre orientato perpendicolare. E ora azzera, come ho detto, ci vuole un momento, e poi... Adesso. Perché non è proprio in piano così. Fa niente, okay. Dai, ecco. E adesso... Perché mi dà sempre un valore... Aspettate un attimo di pazienza, perché... Era meglio usare quell'altra, che si azzera più facilmente, però fa niente. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Sì. Sì, va bene. Accendi. Sì. E stavolta io leggo meno, no, più 4, più 4,32. Esatto, avete visto. Allora, un attimo solo, Antonella. Sì. Più 4,32 grammi. Quindi cosa vuol dire? Ha registrato un peso. Quindi vuol dire, nel primo caso, dove, come avete visto, il magnete aveva il verde dall'altra parte così e il rosso verso la prof. De Marchi, il magnete ha sentito una forza che lo tirava verso l'alto perché la bilancia ha segnato un valore negativo.
Quando invece l'abbiamo girato e quindi il polo rosso era dall'altra parte e il polo verde più vicino a lei, ha segnato un peso positivo. Quindi vuol dire che stavolta il peso è stato tirato verso il basso. Allora, questo non è altro che la bilancia di Faraday che abbiamo visto la volta scorsa. Abbiamo visto che quando io ho un campo magnetico uniforme e quello tra le nostre armature, tra le nostre spasse polari qui non è tanto, ma immaginiamo che lo sia, e qui ci faccio passare un filo percorso da corrente per una lunghezza totale L compresa dentro il campo magnetico. Questa è una forza che è data da IL vettor B, cioè vuol dire che se il pollice diretto come la corrente e l'indice come il campo magnetico, qui avremo una forza che è diretta come il medio, in questo caso se provate verso il basso. Ora ragioniamo un attimo. Noi avevamo, vedete che qui nel nostro esperimento la corrente passa da destra verso sinistra perché il rosso è il polo più e il meno e il nero è il polo meno, quindi la corrente passa in questa maniera. Quindi io avrò, vado a pagina nuova, il filo che è percorso a corrente in questa direzione, poi qui in mezzo ho le espansioni polari del magnete e quindi il campo magnetico è diretto in questo modo. All'inizio, quando la prof De Marchi ha fatto passare 10 ampere qui dentro, il peso è diminuito, quindi ha sentito una forza che lo tirava verso l'alto. Sei d'accordo, Antonella? Sì. Allora, in questo modo, ragazzi miei, che cosa significa questo? Vi ricordo che la formula è sempre IL vettor B, giusto? Allora, la corrente va verso sinistra e quindi il pollice della mano destra provate a metterlo verso sinistra. Il campo magnetico deve essere messo in modo che la forza vada verso l'alto. Qui dovete rovesciare la mano destra e vi accorgerete che questo avviene quando l'indice è diretto in questo qui verso destra nella mia figura e quindi quando qui il nostro campo magnetico è diretto in questa maniera, d'accordo? Quindi verso destra nella mia figura e quindi nell'esperimento verso la prof De Marchi. Allora, questo cosa vuol dire? Voi sapete che il campo magnetico va da nord a sud e quindi, prima vi ho detto male, il rosso rappresenta il polo nord e il verde, questo qui, giusto? E il verde rappresenta il polo sud. E allora qui è possibile anche dare una... invece cosa succede nell'altro caso? La corrente, potevamo anche invertire la corrente, sei d'accordo Antonella? Invece che gira il magnete, la corrente stavolta gira sempre invece nel nostro caso nella stessa maniera e stavolta invece vedete che le espansioni polari sono girate per cui quella rossa il nord è qui mentre quella verde il sud è da questa parte, nord e sud, quindi il campo magnetico è diretto in questa maniera. Stavolta il pollice va verso sinistra, l'indice della mano destra va da nord a sud e vedete che stavolta la forza ci tira verso il basso. Infatti nel secondo caso avete visto che la bilancia ha segnato un valore positivo. In pratica, vi ricordate che l'altra volta vi ho spiegato che il filo percorso a corrente elettrica sente una forza. Ebbene, non potendo noi misurare la forza avvertita dal filo, abbiamo usato questo apparato abbastanza intelligente. Attenzione perché ora provo a scattare uno screenshot nuovo di tutto. Vedete, mi scatto uno screenshot così, faccio salva, come cattura, salva, poi vado nel mio nella pagina nuova qua del mio gem, faccio sfoglia,
inserisci cattura, apri ed eccolo qua il nostro, un secondo, ed ecco qua la nostra esperienza. Vedete, ragazzi miei, che in pratica se io tengo fermo il campo magnetico, che va in questo caso così, dal facciamolo col bianco per una volta, dal rosso al verde, così, lo vedete, questo è il mio campo magnetico, giusto? Ebbene, il filo dovrebbe, che è percorso di corrente in questo senso, perché questo è il filo, allora dovrebbe sentire una forza IL vettore B, una forza diretta verso l'alto, siete d'accordo? Invece, dato che non era possibile, abbiamo fatto il contrario, è stato il magnete che si è spostato, in questo caso si è spostato e di verso il, naturalmente verso il basso, e di conseguenza il filo è salito rispetto al magnete, ma dato che il filo era fermo è stato il magnete che si è abbassato e noi abbiamo misurato la nostra forza. Signor Manfredi, ha capito il ragionamento che abbiamo seguito? Sì, sì, prof. Benissimo. Senti una cosa, Antonella, hai lì per caso il flessometro a portata di mano? Ce lo prendo subito. Grazie. Sì, scusate un secondo che intanto lei va a prenderlo. Naturalmente, nel nostro caso, F è uguale, arriva Antonella, ILB 90 gradi. Esatto, essendo 90 gradi è 1 e quindi questo qua diventa 1. Ora prova, Antonella, a misurare la larghezza qui dell'espansione polare del magnete, non la distanza, no, la larghezza. La larghezza così? Sì, brava. Sì. Esatto. Sono 3 centimetri. E questa è la lunghezza del filo che è dentro nel nostro magnete, d'accordo? Come si chiama? Lidia, ha capito? Chiaro? La forza era pari alla forza peso che abbiamo visto nel primo caso di 4,65 grammi. In realtà dovrebbe essere uguale in entrambi, sei d'accordo, Antonella? Sì. Perché dovrebbe essere soltanto invertito. Naturalmente sono gli errori sistematici che lo producono. Allora, facciamo la media di due valori. Guardate, 4,65 più 4,32 diviso 2 mi dà un valore di 4,49 grammi. Quindi questo qua mi risulta 4,49 grammi, quindi 4,49 per 10 alla meno 3, chilogrammi per 9,8, quindi questo diventa per 10 alla meno 3 per 9,8 mi dà una forza di 3,59 per 10 alla meno 3. E allora, dato che I era 10 ampere, dico bene, Antonella? 10 volte, vabbè, 10 volte era. Ah, cavoli, 10 volte, allora non abbiamo la corrente, peccato, andrebbe misurata la resistenza. Veramente non ho modo di misurartela. No, non c'è modo, sì, si potrebbe mettere, esatto, si potrebbe, però non riusciamo, non so se riusciamo, si potrebbe provare con un amperometro. Ce l'hai a portata di mano un amperometro? Ho un multimetro. Sì, proviamo. Allora, vediamo, dato che siamo qui a fare l'esperienza. Ok, un secondo. Benissimo. Guardate che lavorazione che fa per voi la prof De Marchi, eh? È d'accordo, Beatrice, che la prof De Marchi si fa in quattro. Quindi lo devo attaccare, prof, in serie, vero? Esatto, in serie. Ok. Ha visto, signorina Monti, che lavoraccio che sta facendo per voi la prof De Marchi? Sì, sì. Vediamo un po' se riusciamo, eh? Sì, sentiamo. Ma così adesso è tutto spento. Sì, proviamo a misurare la corrente. Aspetta che qua. Sì. Aspetta un attimo. Sì, anzi. Adesso non funziona più niente questo coso, maledetto. No, purtroppo sono gli strumenti che abbiamo, ora li compriamo meglio.
Non mi va più il trasformatore. Peccato. Sta proprio tirando gli ultimi. Siamo tirando gli ultimi, peccato, vabbè. Non so cosa è successo, che si è scaldato troppo qualcosa qui, ma era spento. Beh, comunque... Arriva per te. Non lo so. Prova a togliere il tester, a ricollegare... Proviamo, perché a me questi tester qua mi fanno un po'... Esatto, sono i tester che fanno un po' schifio. No, sì, infatti. È il tester? Sì, perché adesso funziona. Peccato, vedi, non abbiamo neanche nostro... Prova con l'operometro vecchio, quello nero. Quello nero normale? Sì, scusa, se ti faccio correre. È chiaro che qui la strumentazione è quella che abbiamo, è naturalmente Nicolò, ma dobbiamo accontentarci. Ha capito, Alessandro, quello che stiamo facendo? Sì. Vediamo se riusciamo. Sì, funziona. E quanto misura? Va fuori scala però. Acchio, peccato. È oltre i 10 ampere qua. Possibile, così tanto? Non lo so, perché allora c'è qualcosa che non va. Non c'è più. Quell'altro, quello là non va bene, quello che è sul bancone? Quello là è un galvanometro. È troppo piccolo, vero? Sì, penso che sì. Non c'è più quello più grosso, quell'altro più grosso non c'è? Sì, te lo prendo, lo prendiamo un attimo. Scusate un secondo, sta facendolo per voi, è tutta sta faticaccia, eh? Allora, questo qua... Sentiamo. Dove lo metto? Su 0? Sì, 0 e poi su 5. Vediamo, cosa mi segno questo? Vedi che non funziona. No, non va su, no, non funziona neanche qui. Non le prova sull'uno, prova sull'1 ampere, 1 ampere. Sì, si muove. Vedi più o meno. Dai una stima. Arriva a 0, massimo 0, fa un po' il matto, va su e giù. Lo so. 0, non lo so, non va più niente questo. Secondo me, comunque il problema è l'alimentatore. Così non riusciamo, cosa ne dite? Ho paura che se no, ho paura di no. Ho paura che sia scaldato troppo questo qui. Non sei riuscita a dare un'occhiata, neanche una stima? Potrei dirti su 0,5, però non lo so se è giusto. Allora, ipotizziamo in queste condizioni che la corrente sia 0,5 ampere, giusto? Sì. Allora, in questo caso possiamo fare una stima del campo magnetico F fratto I per L. La forza è 3,59 per 10 alla meno 3. I è 0,5 ampere e la lunghezza è 0,03. Allora, in questo caso proveremmo naturalmente che il campo magnetico è 3,59 per 10 alla meno 3 diviso 0,5 diviso 0,03 e potremmo stimare un campo magnetico di 0,23 tesla, anche se secondo me è troppo questo valore. La corrente in realtà dovrebbe essere molto più alta, naturalmente, di così. Se ipotizziamo invece che avesse superato i 10 ampere, come ci sembrava con l'altro strumento, sei d'accordo, Antonella? Sì, ma questo è il problema, non sono gli strumenti. Esatto. Se invece supponiamo che sia valida la stima dell'altro amperometro, cioè 10 ampere, allora infatti usate questo che mi sembra più, questo qua maggiore di 10 ampere,
quindi qui il campo magnetico troviamo un valore minimo e in questo caso verrebbe 3,59 per 10 alla meno 3 diviso 10 diviso 0,03 e stavolta mi dà 0,012 che è un valore molto più plausibile del campo magnetico, 0,012, il quale si può anche dire 120 Gauss, perché come sapete il Gauss era l'unità vecchia del sistema CGS del campo magnetico. Mi sembra questo che sia una stima un po' più realistica. Tu cosa ne dici, Antonella? Penso di sì. Adesso con queste strumentazioni, cioè, esatto, visto come siamo ridotti con gli alimentatori qua, bisogna... Ma veramente, l'anno prossimo speriamo di poter far meglio. Bisogna confidare nella sorte tutte le volte che lo accendi. Perché adesso, togli l'amperometro che facciamo, per favore, che facciamo l'ultima cosa. Però una domanda. Dica. Può tornare alla sua presentazione della Jamboard? Sì. La forza... a me viene un valore diverso, il 4,49 per 10 alla meno 3 per 9,8. Ho sbagliato i calcoli, 4,49 perché qui con la calcolatrice sa che io per 9,8 effettivamente mi dà 4,4, infatti chissà cosa ho scritto, 4,4 per 10 alla meno 2 e ho sbagliato a digitare prima, no? 4,4 per 10 alla meno 2 newton. E quindi allora 4,4, oh mamma, per 10 alla meno 2, allora devo rifarlo da capo, diviso 10 diviso 0,03 e mi dà 147. Mi sembra che questo è un po' alto, però con gli strumenti che abbiamo è quello che si può fare. Sei d'accordo, Antonella? Purtroppo sì, mi spiace. Adesso ultima cosa, la prof De Marchi proverà a girare di 45 gradi il magnete rispetto al filo, ed ecco perché c'è il goniometro sotto, capito? E adesso 45 gradi, sì. Benissimo, chiaro. Adesso proverà, adesso azzererà. Naturalmente abbiamo una struttura di questo tipo stavolta, guardate, abbiamo il filo fatto così e il campo magnetico che stavolta è diretto in questo modo, d'accordo? Allora, vediamo, accendi. Se funziona. Certo. Sto andando. Però non riesco a leggere il valore perché cambia. No, avevamo 5 di questi alimentatori, li hanno disfatti tutti, sei d'accordo? No. Gli strumenti, siete d'accordo ragazzi che gli strumenti dovrebbero toccarli soltanto la tecnica di laboratorio? Allora, viene 4,33. Perfetto, grazie. Allora... siete d'accordo ragazzi che dovrebbe essere soltanto la professoressa De Marchi a toccare gli strumenti, ragazzi, e non i maldestri che li rompono tutti? Allora, come vedete qui il rosso è di là e vi ricordo che il rosso è il nord, giusto? Quindi questo è il nord e questo è il sud, quindi il campo magnetico è diretto così, la corrente è diretta in questo modo, giusto? IL vettor B mi dà una forza naturalmente che va verso l'alto e quindi spinge verso il basso in questo caso il magnete, d'accordo? Notate che è più o meno lo stesso valore che abbiamo trovato prima, 4,49, 4,3, ricordate, 4,65, 4,32. Ora perché? Perché io so che la forza, abbiamo detto, è uguale a ILB, stavolta sen alfa, è d'accordo Julie che stavolta c'è anche il segno dell'angolo, è d'accordo? Chiaro? Sì. Bene, sì. Ora attenzione però, perché è cambiato come vedete questo, ma il segno dell'angolo, ma è cambiata anche la lunghezza. La lunghezza è cambiata anche lei, come vedete
è più lunga stavolta. Allora, questa lunghezza L non è più la lunghezza di prima. Se io ingrandisco, prima la lunghezza era questa, giusto? Vedete L. Stavolta invece la lunghezza, ecco, è L', che è questa qui, che è adesso questa. Ora, come vedete qui, L, questo angolo è 45 gradi, quindi L è uguale a L' per il seno di 45 gradi, o il coseno, tanto sono uguali, no? E quindi L' è uguale a L fratto il seno di 45 gradi. E quindi questo viene, la corrente che è sempre la stessa, per L fratto il seno di 45 gradi, per B, qui l'angolo tra il campo magnetico che è diretto così, come vedete, e la corrente che è diretta così è di 135 gradi. Quindi qui abbiamo per il seno 135 gradi. Ma voi sapete, ha detto prima la Beatrice, che angoli supplementari hanno lo stesso seno. Quindi qui è possibile, Nicolò, Perego, mettere 45 invece che 135, secondo lei? Sì, è uguale. E quindi questi vanno via e mi rimane ILB, cioè lo stesso valore di prima, ed ecco perché la forza e quindi anche il peso registrato è lo stesso. Avete capito tutti, ragazzi? Sono stato chiaro? Lei, signorina Lidia, ha capito? Ok? Beh, spero di sì. Lei, Davide, ha capito? Sì, prof, capito. Bene, lei Alberto? Sì, sì, prof. Pietro Maria, che non l'ho ancora interpellata oggi, ha capito? Sì, prof, chiaro. E lei Laura? Sì, sì, prof. Benissimo, quindi quando faremo, prima di Pasqua faremo un'altra esperienza, ve lo dico subito, anche a te Antonella, faremo già l'esperienza di Joule, quello col calorimetro, con la resistenza, e allora farete le relazioni, qui metterete prima Joule che riguarda il vecchio programma e poi questo qui che abbiamo visto oggi, giusto, in una relazione sola, anche se sono argomenti diversi tra di loro. D'accordo, ragazzi, quindi se aspettate a farla, o se volete cominciare a farla solo su questa parte, comunque poi me la consegnerete tutta intera, d'accordo? Noi ci vediamo, Antonella, tra l'altro, per il insieme, abbiamo detto che ci vediamo quando? Poi devo vedere l'agenda, non mi ricordo cosa ho scritto. Poi ci sentiamo, comunque. Mandami la mail, me lo dici. Va bene. Un attimo che fermo, esatto, comunque però prima stavo pensando, devo ricordarmi di dire alla Tonella, ma dopo ci parliamo, sì, ovviamente. Sì.